interprete di Nicola, il coinquilino un po' insofferente di Robazzi. Il tuo personaggio e quello di Fabio sono un po' gli opposti, due visioni opposte di quelle che potrebbero essere i giovani oggi, perché Robazzi vuole essere onesto, vuole fare le cose fatte bene, invece Nicola un po' si adatta a quello che... Un po' si adatta, un po' quello che ha capito il meccanismo, quindi invita sempre al lavoro nero, a non fare le fatture. Diciamo, Nicola rappresenta più l'italiano medio che si è adattato. È il personaggio che mi ha fatto più ridere mi è piaciuto anche quando a un certo punto dice ok, però di questa tua onestà, di questa tua situazione guadagniamoci, quindi lo porta da Barbara D'Urso. Com'è stato girare questa scena che poi ti dice non è neanche un caso umano abbastanza deprimente? Sì, perché non siamo riusciti a venderlo. È stata bella come esperienza perché ho visto Barbara D'Urso sotto un'altra luce, tutti gli scherzi. Sto per dire io. E invece come è stato lavorare con Robazzi, che ovviamente per lui era stata la prima esperienza in onda? Guarda, in realtà io sono arrivato in una fase del film, diciamo, avevano già girato alcune settimane, quindi ho trovato un vero e proprio attore. È stato sorprendente vederlo recitare. E questo, insomma, è una generazione diversa dalla mia, quindi per me è stato anche un rapporto diverso. Cioè, tutti e due siamo nati su web in momenti diversi, usando tematiche diverse, e quindi è stato bello anche per me capire adesso come si usa il mezzo da parte di questa generazione. Forse per lui è la stessa cosa, però poi devo spiegare. Va bene, grazie mille. Grazie mille. Grazie a voi.